No!
vado a fare io. Tira! A me! Vai, vai, vai! Bene, bene, fatto bene! Emilio! Cavolo! Facciate le occhiali dai Gigi, lui si chiede con le occhiali. Bravo. Enzo! Allora, siamo qui al Boschetto questa mattina, hanno giocato i ragazzi degli allievi, hanno vinto una grandissima goleada, 13-3, 14-3, qualcosa del genere. A un certo punto abbiamo un po' perso il conteggio, anche perché la squadra del Lago Negro ha avuto una reazione un pochettino strana, in quanto a metà del secondo tempo è uscito un ragazzo che si è fatto male, purtroppo sono rimasti con un in meno e a quel punto hanno fatto un po' cose un po' strane, si vedranno un po' dal video, e che castromobianelli.it non condivide, perché penso che la partita vada sempre e comunque giocata. Mister, lei invece come l'ha vista? Ha visto così, come hai detto tu, alla fine, diciamo, anche se c'è un problema di un ragazzo che ha un problema di salute, che non può continuare a giocare, ma non vuol dire dare all'avversario quello che, come si sono comportati. I miei ragazzi in questa maniera non si potrebbero comportare, perché poi loro avrebbero, insomma, di loro poi nello spogliatoio, quindi assolutamente un comportamento non lo condivido, però loro hanno condiviso così. Alla fine
però dobbiamo fare l'analisi della partita, perché l'analisi della partita ci dice che abbiamo giocato contro una buona squadra, grande squadra, perché all'andata abbiamo perso 7-4. E oggi mancava qualcuno, ma questa è una squadra, infatti abbiamo visto il primo tempo 2-0. Eravamo sotto di 2-0, siamo stati in partita, abbiamo continuato a giocare, a creare palle gol, abbiamo pareggiato, siamo andati in vantaggio 3-2, 4-2, sul 4-2 penso abbiamo avuto un po' di tranquillità, perché loro si sono un po' con questo comportamento un po' che non condivido, però direi che questa non è stata una partita facile, perché è stata una bella squadra. Nel primo tempo ci ha dato difficoltà, l'abbiamo mantenuti bene. Noi siamo stati bravi a stare sempre in partita e devo dire bravi ai ragazzi, perché veramente stiamo facendo qualcosa di bello, di straordinario con questa società, che con questi bravi ragazzi, che veramente stiamo facendo qualcosa di... Abbiamo superato praticamente, siamo andati oltre le aspettative, perché di gran lunga, perché io vorrei sfidare più di uno, perché qua quando c'è un ruolo come il mio di fare l'educatore e il mister di una squadra, si parla all'esterno, si critica, e io vorrei vedere qualcun altro se vuole venire a guidare una squadra che l'ho presa a settembre. Questi ragazzi, ho detto ragazzi, se voi pensate che da domani entrate in campo e vincete tutte le partite, questo ve lo potete dimenticare, però noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo costruire una piccola squadretta, e io direi che abbiamo costruito una piccola squadretta, perché questa squadra non solo sa fare bene, non solo sta a stare bene in campo tatticamente, ma abbiamo visto delle belle azioni, abbiamo visto che creiamo tante palle gol, quindi vuol dire che non solo difendiamo, come qualcuno dice, facciamo un gioco un po' difensivo, però non penso, questa squadra fa anche che un calcio offensivo importante, abbiamo buoni ragazzi che stanno crescendo, devo dare a Diego Libonati, che è un ragazzo che ha 15 anni e oggi l'ho messo dal primo minuto, ha giocato bene, direi tutta la squadra, quelli che sono entrati, Antonio Corraro, Egidio Battaglia, Dario Anastasio, hanno fatto tutti bene, compreso gli altri, Emilio, Endoni, che hanno giocato di più ma che Davide De Luca e il portiere Matteo Vitali. Direi bravi ai ragazzi, bravi a questa società, abbiamo fatto qualcosa di importante, perché noi non pensavamo all'inizio della stagione che a due giornate dalla fine ci possiamo giocare potevamo essere in corsa per qualche obiettivo. A due giornate dalla fine siamo in corsa per il quarto posto. Abbiamo fatto qualcosa più, siamo andati oltre le aspettative. Mister, come lei ha detto, mancano ancora due partite, si va in trasferta e poi chiudiamo alla grande in casa. Abbiamo chiuso ieri con la C1, penso che questo campionato in modo globale sia andato bene. Io penso una bella annata del Castrum, una bella annata di questa società, che ha fatto sacrifici all'inizio della stagione per portare avanti queste due attività, sia la prima squadra che i ragazzi, quindi complimenti a questa società, al presidente e alla prima squadra, che ieri ha chiuso il campionato al quinto posto, quindi direi bene. Direi oggi abbiamo chiuso noi, quindi diciamo un'annata positiva, anche se noi ancora dobbiamo finire due giornate, possiamo colmare qualcosa di ancora di più importante. Mister, io la lascio andare e l'aspetto alla partita conclusiva qui in casa per vedere un attimino di lanciare qualcosa per il prossimo anno. Ok? Se ci svela qualche... Ok, ci vediamo all'ultima giornata. L'ultima giornata vedremo... Vediamo un po' come... Lascerò qualche dichiarazione importante per questa società. Okay. Se lasciare o continuare. Noi non abbiamo dubbi, sì, mister. Naturalmente all'ultima partita, quando ho finito tutte le attività, finita l'attività degli allievi, vi dirò qualche retroscena che succederà poi nel futuro. Ah, benissimo, allora questo lo possiamo attendere, questo scoop. L'ultima giornata vi dirò tutto. Ok, quindi grande scoop aspettiamo dal mister Caputo. Mister, grazie, buona domenica e buona giornata. Complimenti anche, un ringraziamento per Antonio Bonelli, perché stai facendo veramente un lavoro straordinario, sia con la prima squadra che con i ragazzi, che un anno intero a fare questa cosa. Mi immagino che lavoraccio che
Mister, grazie, ma questo io non lo potevo fare se non c'eravate voi, splendide persone che insomma mi avete dato una mano anche a me per poter crescere in questo settore. Grazie di nuovo e ciao, buona domenica. Grazie.